Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione di TRM H24. In apertura torniamo a occuparci dell'omicidio del 24enne barlettano Michele Cilli. Sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna. Per il giudice il delitto sarebbe maturato in ambienti dediti allo spaccio. L'omicidio di Michele Cilli si può collocare senza ombra di dubbio nell'ambito del controllo delle piazze dello spaccio gestite dal clan Sarcina. Sono le motivazioni in 176 pagine depositate dal GUP del Tribunale di Trani che lo scorso 30 marzo ha condannato con rito abbreviato il 34enne Dario Sarcina a 18 anni e 8 mesi per omicidio volontario e Cosimo Damiano Borraccino a 5 anni e 8 mesi per soppressione di cadavere. Di Michele Cilli, 24 anni, originario di Barletta, si sono perse le tracce a gennaio 2022 e il suo cadavere non è mai stato ritrovato. A confermare che Cilli era invischiato in faccende di droga, le numerose testimonianze e l'agendina ritrovata durante le indagini nella sua stanza, in cui erano appuntati nomi e cifre riconducibili alla tipica contabilità tenuta nel traffico di stupefacenti. Nelle motivazioni si legge anche come già 3 anni prima dell'omicidio, secondo alcuni testimoni, Sarcina avesse minacciato la vittima. Nel 2014, ancora minorenne, avrebbe partecipato all'agguato ai danni di uno dei pusher a soldo del gruppo capeggiato dai Sarcina. Questo, secondo il giudice, avrebbe inasprito i rapporti tra Cilli e Dario Sarcina. Secondo quanto motivato dal giudice, il delitto non era stato programmato per quella sera, come dimostra il debole alibi fornito da Sarcina, oltre che le spiegazioni ai tagli che riportava sulle mani. L'uomo avrebbe riferito di una lite con la moglie e di un pugno contro uno specchio. I referti medici, invece, definiscono le lesioni da taglio, avendo margini netti e profondi e di nessuna estrazione di frammenti di specchio dalle ferite. Sanità in Puglia, le novità. Nonostante le esperienze della pandemia, il governo centrale, appena l'emergenza è finita, ha ricominciato a lesinare sull'aumento dei costi in sanità. Chi parla di tagli alla sanità dice stupidaggini. Qui ci sono tutti gli altri settori dell'amministrazione che stanno facendo sacrifici per mantenere inalterato il funzionamento sanitario. Quindi abbiamo utilizzato tutti gli avanzi vincolati, cosa che il governo ci ha concesso di fare perché dal punto di vista contabile non era possibile farlo. Perché non avendo soldi da darci, perché questa è la condizione in cui è il governo italiano, ci ha consentito di utilizzare queste somme che contabilmente invece avremmo dovuto tenere nei settori di competenza. E nella situazione in cui il governo si trova non è in condizione di sostenere il diritto alla salute di tutti gli italiani. È una cosa che va bene agli italiani perché se va bene risparmiare sulla sanità e gli italiani sono contenti, che dobbiamo fare? Ci dovremmo adeguare perché questo è il principio di sovranità. Se viceversa gli italiani sono contrari, è necessario che in tutti i luoghi dove gli italiani si possono esprimere, e il sindacato è uno di questi, facciano presente il loro dissenso. Cioè chiedano ciò che sembrava scontato il giorno dopo la fine della pandemia o comunque la fine dell'emergenza, e cioè che avrebbero cambiato registro sugli investimenti in sanità. Esuberi per il passaggio all'elettrico di Stellantis, le reazioni dei sindacati anche nel territorio lucano. In continuità con le intese del giugno 2021 e del contratto di solidarietà del luglio 2022, è stato siglato ieri tra Stellantis e sindacati un accordo di uscite volontarie ed incentivate per quel che riguarda i lavoratori di San Nicola di Melfi. L'intesa rientra nel più generale progetto di adattamento dell'azienda alla produzione di veicoli elettrici che porterà, da qui ai prossimi anni, a una variazione tecnica della linea produttiva, considerato che i motori e le vetture realizzate non saranno più termiche, bensì elettriche. Per la FIOM CGL l'azienda ha annunciato 500 esuberi a dicembre 2023 che si vanno ad aggiungere ai già 1130 fuoriusciti nel 2021, oltre che una riduzione dei turni per la lastratura e la verniciatura, come già avvenuto per il montaggio. La sigla ha denunciato che questa non è una riorganizzazione dovuta alla transizione elettrica perché, hanno concluso, la produzione dei nuovi 4 veicoli avrebbe dovuto garantire la tenuta occupazionale. Qui ormai non si parla più di una transizione, ma si sta parlando davvero di una dismissione dello stabilimento di Melfi. E noi naturalmente non abbiamo firmato perché vogliamo assolutamente un piano industriale serio che garantisca la tenuta occupazionale e produttiva nel nostro stabilimento. Abbiamo chiesto all'azienda che ci sia una visibilità per il futuro
dello stabilimento e per tutta l'area industriale di Melfi. Per FIM, WILM, FISMI, QGLM e AQCF l'accordo ha come punto cardine l'entrata nel merito del processo di elettrificazione dello stabilimento di Melfi. Come organizzazioni sindacali hanno aggiunto, abbiamo sollecitato un incontro in tempi brevi che entri nel merito industriale dei futuri modelli e dei relativi volumi produttivi affinché, senza ipocrisie di sorta, si arrivi in modo chiaro a ridefinire lo stabilimento del futuro. Non ci sono 500 esuberi, l'accordo è ancora in maniera volontaria e va nella direzione della non opposizione del lavoratore se vuole scegliere la strada lasciare lo stabilimento. Il processo è ancora molto duro e complicato. Subendo un processo così intenso, dobbiamo provare con tutte le forze e senza polemica andare avanti nella giusta direzione. A Metaponto, in provincia di Matera, nasce un lido per l'inclusività. Sono Gaetano ed ho 40 anni e da 3 convivo con la SLA. Sì, perché con questa malattia si convive per quanto non lasci scampo. Ricevere improvvisamente una diagnosi che è come una sentenza, la SLA. In quel momento tutto diventa buio. Poi l'amore di chi ha intorno, la forza di volontà e la voglia di fare qualcosa per gli altri diventano luce. Luce di speranza che produce una lunga scia di esempi nel nome di... Nel nome di Gaetano Fuso, il poliziotto pugliese che per 6 lunghi anni ha convissuto con la malattia, è morto nel 2020 a soli 44 anni, ma che nel frattempo ha combattuto come un leone per i diritti di tutti i malati, realizzando il progetto La Terrazza, tutti al mare. La Terrazza è diventata un'ispirazione per molti, tra questi in Basilicata, a Bernalda, dove è stato presentato il progetto di un lido con servizi accessibili a qualunque tipo di disabilità sul lungomare di Metaponto. Il sogno del capitano, questo è il suo nome, ha il sostegno della Regione Basilicata che lo ha candidato al Ministero della Disabilità e lo ha cofinanziato. Si tratta di un progetto innovativo che prevede non solo la rimozione di barriere architettoniche, quindi l'accessibilità, ma anche servizi all'avanguardia in favore di persone disabili e delle loro famiglie, e quindi l'inclusività. Davvero un sogno che si realizza, è un onore e un orgoglio che il primo lido inclusivo in cui ragazzi con bisogni speciali e normodotati possano godere insieme della meraviglia del nostro mare si realizzi a Metaponto. È un orgoglio infinito, un sogno, un progetto inseguito per anni, e che finalmente, devo dire, grazie alla giunta Bardi che ha finanziato con 1.300.000 euro questo progetto, diventa realtà. E quindi avremo delle attività al mare, ma le attività non si esauriranno con la stagione estiva, perché sono previste attività anche in piscina durante l'inverno per un totale di 18 mesi, e mi auguro che questa poi possa diventare una buona pratica da proseguire anche nel tempo a Bernalda, ma anche che possa essere presa ad esempio da altre amministrazioni, perché chiaramente non è che con la costruzione di un lido si risolve il problema dell'inclusione, che è un problema molto importante a cui la politica dovrebbe guardare costantemente. La cultura dello scarto, se ne è discusso in un convegno a Potenza. In continuità con il convegno ecclesiale diocesano tenutosi nell'ottobre scorso, che aveva come tema il riferimento dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, l'Ufficio per la Pastorale della Salute della Diocesi di Potenza Marsico Nuovo Muro Lucano ha organizzato un convegno sul tema La cultura dello scarto. L'evento si è svolto nell'auditorium dell'ospedale San Carlo di Potenza. La cultura dello scarto, ha affermato Papa Francesco nel suo discorso dalla Congregazione della Dottrina della Fede del 2020, colpisce tanto gli esseri umani quanto le cose che si trasformano velocemente in spazzatura. Una società merita la qualifica di civile se sviluppa gli anticorpi contro tale cultura, se riconosce il valore intangibile della vita umana, se la solidarietà è effettivamente praticata e salvaguardata come fondamento della convivenza. Una riflessione è questa del Santo Padre, che apre a un dibattito e un confronto. L'attenzione alla persona nella sua dignità è fondamentale nelle nostre relazioni umane, soprattutto quando si tratta di quelli che sono dichiarati poveri, ma non soltanto dal punto di vista materiale, dall'insieme del loro essere ci deve essere un'attenzione più specifica da parte della società, e penso che questo incontro servirà almeno a risvegliare le nostre coscienze, a formarci una cultura di attenzione nei confronti dell'altro, sapendolo ascoltare, accogliere
e soprattutto mostrare anche norme e leggi che possono favorire queste persone lontane. Bisogna inquadrare il paziente nella sua complessità sociale, ambientale e familiare. È un contesto, diciamo, pieno. Qual è la cura per la solitudine degli anziani? Non esiste la cura, esiste l'affetto che possiamo donare. Questo credo innanzitutto. La Basilicata ospiterà per la prima volta la più importante manifestazione sportiva di motonautica. Si svolgerà al porto degli Argonauti a Marina di Pisticci la seconda tappa del campionato mondiale X-CAT. 10 barche in gara a catamarani da 10 metri con doppia motorizzazione esterna da 800 cavalli che consentirà a questi bolidi dell'acqua di raggiungere fino a 220 km/h di velocità potranno essere visti gareggiare per la seconda tappa del campionato mondiale di motonautica X-CAT dal 5 al 7 maggio prossimi al porto degli Argonauti a Marina di Pisticci in provincia di Matera. La tappa lucana arriva dopo la prima che si è svolta a Fiumicino, un appuntamento che ha portato circa 250.000 persone sulle coste laziali per assistere allo spettacolo, un evento di caratura internazionale che proseguirà con le gare di Costanza e Varna in Romania e col gran finale di dicembre a Dubai, per un mondiale le cui sfide sono trasmesse in 168 paesi in tutto il mondo. Tra le varie coste lucane, perché Pisticci? Perché, beh, per una questione meramente logistica, il lato tirrenico non offre tante possibilità per il nostro circus perché gli spazi sono veramente piccoli. Mentre invece sul lato ionico gli spazi che avete a disposizione sono di gran lunga superiori e permettono di avere uno sviluppo migliore della nostra manifestazione. Ma è un intervento importante perché è una gara a livello internazionale per la Basilicata e portare anche la nostra terra al di fuori dei confini nazionali ma quelli internazionali. Sono stati investiti credo sui 250.000 euro e sono soldi ben investiti per quanto mi riguarda. Gli investimenti di capitali esteri sul territorio lucano possono arrivare anche copiosi, quindi è assolutamente necessario sostenere questo tipo di investimenti che possono restituire un'immagine della Basilicata che è già di per sé una regione eccellente, stupenda, ma forse non è conosciuta al pari di altre regioni all'estero. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.